Prima seduta di Consiglio Comunale dei Ragazzi 2017-2018, oggi martedì 28 novembre nella sala consigliare di Palazzo Lomellini a Rivarolo Canavese. Ad aprire la seduta è stato sindaco. Io sono molto breve perché oggi è importante questo incontro, questo primo incontro con voi. Naturalmente voi avete già avuto durante gli ultimi mesi gli incontri con i nostri funzionari, con l'assessore che saluto, Costanza Montacanova, all'interno della vostra scuola, dove sono venuti a spiegarvi come funziona il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ma ancora di più come funziona la macchina comunale e qualche nozione di come funziona l'organizzazione, diciamo così, a livello più generale dello Stato, dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni. Quindi voi avete già recepito questo tipo di cose che vi sono state dette dai nostri funzionari. So che una delle cose più interessanti a cui avete interagito meglio è il tipo di incontro che avete avuto con la nostra Polizia Municipale. Mi hanno raccontato delle cose carine i nostri vigili. Quindi grazie per l'impegno che avete messo finora, ma oggi l'impegno è maggiormente passato da voi ai vostri rappresentanti, coloro che avete eletto e sono qua presenti, e sono i rappresentanti che adesso, tra un attimo, la dottoressa Fornace farà l'appello, quindi vedrete e sentirete i loro nomi, che naturalmente conoscete perché li avete eletti. Questa prima sessione è importante perché i vostri rappresentanti eleggeranno il sindaco che andrà a rappresentare tutti voi all'interno di questo Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che a Rivarolo è ormai in istituzione da tanti anni. Io mi permetto di ricordare, di salutare, che tra l'altro è qua presente l'ultimo sindaco, diciamo sindaco uscente oggi, che sarà lei a cedere poi la fascia di sindaco all'eletto o all'eletta nuovo sindaco, che è Francesca Noto, che ringrazio lei e tutto il Consiglio Comunale dei Ragazzi Uscenti per l'impegno. Devo dire che Francesca è stata veramente molto brava nel partecipare a tutte le nostre manifestazioni istituzionali e non, con impegno e anche con grandi capacità. Quindi grazie da parte di tutta l'amministrazione comunale di Rivarolo e penso di tutti i cittadini di Rivarolo e tutti i ragazzi di Rivarolo. Grazie. E poi voglio salutare e ringraziare i sindaci che hanno preceduto Francesca Noto in questo nostro mandato amministrativo, che sono la prima sindaca da quando sono in amministrazione io, che è Sofia Eroas, e poi Javier Piscitello. Quindi finora abbiamo avuto due sindache di sesso femminile e un sindaco di sesso maschile. Vediamo se continuiamo con l'alternanza oppure se il sesso femminile ha il sopravvento. Presente anche il dirigente scolastico della scuola primaria statale Alberto Focilla, che è stato presentato dal sindaco Rostagno con un applauso per aver vinto la battaglia, ossia portare una sezione di liceo linguistico presso l'istituto Aldo Moro. È dovuto il fatto, almeno la specifica, che questa situazione è successa grazie al fatto che un territorio si è mosso bene, hanno messo l'energia di tutti assieme. È un po' il significato di quello che fate oggi voi, cari ragazzi, perché l'importanza di partecipare, l'importanza del discutere, l'importanza di riuscire a mettere le proprie energie a disposizione degli altri. Questo è il significato di tutti quelli che decidono di partecipare sotto qualsiasi forma alla vita pubblica, mettersi in gioco con gli altri. Questo è il significato profondo di quello che oggi state facendo. E quindi dovete vedere il fatto che tutte le cose che vedete attorno a voi hanno origine dal fatto che ci siano persone che si organizzano perché queste cose possano essere fatte. Non bisogna dare nulla per scontato. Quando entrate a scuola la mattina, non è che la scuola è lì perché è caduta dal cielo e l'hanno piazzata e le maestre sono nella vostra aula ad accogliervi perché non l'ha deciso nessuno, ma perché c'è un sistema che permette che queste cose vengano fatte. E la partecipazione di tutti, sapete che cosa implica? Il fatto che queste cose vengano fatte meglio.
perché partecipando e stando tutti assieme il significato profondo è quello del fatto che le cose si migliorano, perché c'è bisogno in ogni situazione del fatto che le cose migliorino. E quindi la vostra partecipazione oggi ha proprio, deve avere questo significato, iniziare sin da piccoli a partecipare ad un percorso, a vedere che lo stare assieme permette di risolvere i problemi meglio che stare da soli e pensare di avere sempre ragione, è un significato che rimane per tutto il resto della vita. Io ho iniziato ad andare a vedere i consigli comunali del mio comune quando avevo 16 anni, quelli consigli comunali dove c'erano gli adulti, non i ragazzi, perché allora non c'era ancora questa decisione. Adesso ho 56 anni e sono ancora in consiglio comunale, ma non come si suol dire a scaldare la sedia, ma perché mi piace partecipare e portare il mio piccolo aiuto e il mio piccolo approccio nel fare le cose al tutto il resto della comunità. Quindi questo è un buon inizio per voi, quindi fatevi guidare dalle vostre insegnanti in questo percorso, usate i vostri compagni che qua vi rappresentano, i vostri compagni di classe, per discutere di queste cose, perché sin da piccoli questo percorso ha un bel significato. E quindi ringrazio prima di tutto coloro che questo anno, gli allievi, gli alunni che in questo anno parteciperanno a questi consigli dei ragazzi e saranno promotori di idee. Buon lavoro ragazzi! Il dirigente scolastico dell'Istituto Santissima Annunziata, Riccardo Poletto, ha sottolineato l'importanza per i ragazzi di vivere questa esperienza. Siamo in una sala dove da oltre 180 anni vengono decise le sorti e quello che deve succedere, quello che bisogna fare prima. Diciamo che quello che oggi la nostra città, buona parte delle decisioni sono state prese qui dentro. Oggi ovviamente sono sempre state prese dagli adulti. In questi anni e oggi anche, grazie all'amministrazione comunale, anche voi siete chiamati a dare il vostro contributo perché Rivarolo continui a progredire sulla ricchezza, beh sì, ci sta anche quello, ma soprattutto continua a progredire come comunità di persone che si rispettano e tutti insieme mirano a quel grande concetto che è il bene comune. Io vi auguro buon lavoro, mi auguro che come gli altri anni, anche quest'anno, il contributo vostro sia particolarmente fecondo e salti fuori qualche bella idea nuova al quale noi adulti magari non pensiamo neppure, e dico a tutti buon lavoro qua. Ad essere eletto sindaco Pietro Gallo della quinta A scuola primaria Gibellini Vallauri, che nel suo intervento si è descritto in modo chiaro e determinante. Buongiorno a tutti, il mio nome è Pietro Gallo e sono qui per candidarmi a sindaco del consiglio comunale dei ragazzi. Abito a Rivarolo Canavese e frequento l'ultimo anno della scuola primaria Elisabetta Gibellini Vallauri, sempre a Rivarolo Canavese. Grazie alla fiducia della mia classe, quinta, in particolare a Stefano Gosmar, che più di tutti mi ha sostenuto, oggi ho l'opportunità di esporvi il perché del mio desiderio di ricoprire questo ruolo. Per chi non mi conoscesse, sono amante dello sport, in particolar modo del calcio, che pratico presso la scuola calcio Rivarolese da 6 anni circa, attualmente nel ruolo di portiere. Devo la passione per lo sport ai miei genitori, papà Fabrizio, direttore sportivo della Rivarolese Calcio, e mamma Rosita, podista attiva e brava, che ha trasferito l'amore per la corsa a me e a mio fratello Tommaso, mio gemello, attualmente mio avversario nel sogno comune di ricoprire questo ruolo. Colgo l'occasione per ringraziare i miei genitori, che riescono sempre a dedicarci il giusto tempo per permetterci di coltivare le nostre passioni. Oltre al calcio sono appassionato di musica e studio il sassofono. Oggi sono qui perché mi piacerebbe davvero diventare il nuovo sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Mi sento capace e pronto ad affiancare Alberto Rustagno, sindaco della città di Rivarolo Canavese, e portare il mio contributo al benessere della comunità. In questo ruolo potrò esporre al sindaco Rustagno le problematiche e le difficoltà raccolte tra i ragazzi delle scuole
sentiamo. E questo progetto